A Studio TV1, qual è stata l'impressione di Mangano dopo aver sentito le parole del sindaco e della signora Siliprandi? Guardando la trasmissione di ieri sera, dove la Siliprandi e Minuti dibattevano i loro programmi per le elezioni di domenica, ho rafforzato il mio convincimento circa il giudizio negativo che ho espresso in campagna elettorale sia nei confronti dell'uno schieramento, quello capeggiato da Minuti, sia nei confronti della Lega Lombarda. Sentendo proprio ieri Minuti mi è dato l'impressione e la conferma che Minuti è a capo di una ammucchiata dove il trasformismo ha permesso a Minuti di vincere questa, o quasi sicuramente vincerà questa battaglia politica e sarà il sindaco eletto dal popolo. Perché dico il mio convincimento ieri si è rafforzato? Perché la mucchiata di Minuti è rappresentata dai partiti di Tangentopoli, perché tali sono il PDS, tale è il PSI, tale è il PRI e tale è il PSD. E intanto sentiamo Monza Compagnone che ci dà la sua impressione su questa serata televisiva con Minuti e la signora Siliprandi. È chiaro che devo essere sincero. Sincerissimo. È stata un'ennesima delusione e una trasmissione a bassissimo livello, dove ritrovo il sindaco uscente che racconta le sue cose e non sono completamente vere, anzi sono false, e dove incontro anche l'altro candidato che, se non tenessi presente che dietro di lei ci sono quelli che hanno tutto duro, farebbe anche tenerezza, e come avrò modo anche di scrivere per un articolo che sto preparando, si potrebbe anche dirle ben arrivata. Perché più che tenerezza non fa, in quanto arriva con queste nuove voglie sociali e speriamo che riesca a soddisfarle. Per quanto riguarda Minuti, ripeto, Minuti mi si è presentato come io l'ho conosciuto nei 2 anni e mezzo che ho fatto il consigliere comunale per la Gatta, e cioè un uomo per tutte le stagioni. E poi ho scoperto che anche Treviglio forse avrà l'onore di avere un personaggio uno e trino, cioè? Uno e trino nel senso che uno, tre persone in una sola, come l'insegnamento cristiano ci ha fatto, perché per il momento si è presentato doppio, no, perché lui ad esempio sul discorso del difensore civico ha candidamente ammesso e dice Treviglio ha potuto farne a meno perché c'ero io. No, c'ero io che sono sindaco, io che sono difensore, io che sono governatore e io che sono il controllore di colui che governa. No? Ed è stata una grandissima sorpresa di avere uno che forse col tempo diventerà anche trino. Perché? E onnipotente. Perché? Eh? Perché? Perché? Non so, chiediamolo a lui, perché adesso è già doppio, l'ho detto, no? Lui è attore ed è anche critica, no? Lui è tutto. Minuti, l'uomo Minuti che probabilmente sarà sindaco di Treviglio. Come gli è apparso di sera rispetto alle cose che ha detto? Beh, sicuramente ieri è stato detto poco per quanto riguarda il programma e per questo io sono rimasto anche molto deluso. E quello che è stato detto, mi consenta Minuti, non risponde alla verità. E ciò per quanto riguarda il difensore civico, e ciò per quanto riguarda il piano regolatore, e ciò per quanto riguarda il verde. E io mi sarei aspettato dall'altro candidato sindaco, la signora dottoressa Siliprandi, una risposta adeguata. Soltanto non conoscendo i problemi di Treviglio, non penso che abbia fatto una buona figura ieri sera per convincere gli elettori trevigliesi a votarla. Dunque, vabbè, è un sindaco che ha preso 8.000 rotte preferenze, 8.500 preferenze, quindi insomma l'orgoglio, insomma un po' di... è giusto anche che faccia pesare queste preferenze. Eh sì, va bene, d'accordo, mi complimento anch'io per questa quasi unanime preferenza, unanime, metà, quasi una metà, però stavo dicendo
guardiamo un attimino come si raggiunge questo unanimismo, queste preferenze. Cioè, ripeto, lui arriva al governo della città dopo che ci sono stati momenti disastrosi e era assolutamente pensabile che uno normale, no, un amministratore normale, almeno portasse il bilancio a pareggio, che poi non è tutta farina del suo sacco, perché mal cominciando comunque aveva cominciato il commissario Radassau. Poi chiaramente sindaco è sulla bocca di tutti, qualcosa ha fatto, non ha rispettato delle priorità che sono ben altre da quello che è stato fatto. Avendo fatto e operato lui, il sindaco di Treviglio era Minuti, quindi già una grossa conoscenza l'aveva, e non so se l'ho detto prima, lo stesso Merati dice, consolandosi, no, come quando si dice, vabbè, il frutto è troppo alto, allora non mi piace il frutto, consolandosi dice, vabbè, Minuti è stato sindaco, era conosciuto e pacifico che poteva avere preferenze così. Solo fare una domanda a Mangano, poi la faccio ancora anche a Monzio, sulla giunta che ha proposto Minuti. Ecco, tra i comunisti abbiamo visto in questa giunta un liberale, un democristiano e un repubblicano, occhi e croce, questa è la collocazione politica. Cosa ne pensa Mangano? Beh, su questa giunta preferisco esprimere il mio giudizio dopo che Minuti la insedi ufficialmente, perché dai giornali erano stati dati alcuni nomi, tra i quali quelli che ha fatto ieri in televisione. Io penso che questa non sia la squadra definitiva e che forse qualche aggiustamento ancora ci sarà prima dell'insediamento ufficiale, anche perché dai nomi che erano stati dati in prima battuta mi sembra che Minuti abbia corso ai ripari, almeno in termini propagandistici, di evitare che questa giunta sia oltremodo sbilanciata a sinistra, tant'è che scompare Chicco Crippa rispetto ai primi nomi che erano stati dati. Quindi, per cui questo è il menage frutto di questa ammucchiata, staremo a vedere cosa saprà fare. Io mi preoccupo pure anche che tipo di opposizione ci sarà in questo Consiglio Comunale. Io penso che in una democrazia l'opposizione sia importante e necessaria. Io, per quanto mi riguarda, il mio partito, abbiamo cercato di farla con serietà, con impegno, nell'interesse della città, e quindi anche mi spero che questo nuovo Consiglio Comunale possa esprimere una opposizione seria e altrettanto efficace. Sentiamo invece Monzio, sempre il parere su questa giunta che mi sembra un po' sbilanciata a sinistra, questo è il mio parere personale. Naturalmente per Monzio Compagnoni vedrà la cosa dal lato opposto. Beh, in effetti lo sbilanciamento a sinistra non lo vedo, anche perché sembrano spariti dei nomi che pur con delusione sono andati nel minestrone al carro Minuti. Cosa posso dire? Se cambia ogni momento questi nomi di giunta, prima si leggono dei nomi, poi se ne leggono degli altri. Ieri sera in trasmissione ne ha fatti dei nuovi, di un certo professore che va all'istruzione, che insegna, mi pare di aver sentito, liceo a Caravaggio, quindi... Se su una cosa non ferma non posso dare il mio parere. Bene, come farete l'opposizione, visto che sia il Movimento Sociale che la Rete non avranno un consigliere comunale, quindi perde il Movimento Sociale, dopo mi sembra 40 anni, 45 anni di presenza del Consiglio Comunale, perde questa presenza? Beh, a riguardo è vero, noi molto probabilmente non saremo presenti in Consiglio Comunale, però desidero ringraziare quanti hanno riposto la fiducia nel Movimento Sociale Italiano e in me personalmente e nei candidati che c'erano nella lista. Noi continueremo la nostra iniziativa politica, la nostra battaglia politica, cercando di avere sempre, di tenere un contatto sempre più diretto e immediato con la cittadinanza. Porteremo le nostre iniziative, le nostre proposte all'interno del Consiglio Comunale, sfruttando i mezzi e le opportunità che lo Statuto Comunale, e cercheremo di avere dei rapporti e dei contatti con quanti capigruppo, con quanti consiglieri comunali sono disponibili ad accogliere anche la voce che viene dalla società. Voi come farete l'opposizione, visto che non avete più consigliere comunale? Non avete più?
Nel senso che tu, Monzo e Compagnoni, non sarai più consigliere comunale e la rete non sarà quindi rappresentata, anche se non lo era neppure prima, della verità, anche se c'era qualche ex democristiano che veniva indicato come vicino alla rete. Beh, io come hai detto tu sparisco dalla scena attiva del palazzo. Per quanto riguarda gli amici nuovi della rete, penso sicuramente che la presenza loro la faranno sentire credo anche bene, con iniziative che sono tutte allo studio, quindi la rete sarà sicuramente presente, sottoscritto probabilmente anche. Va bene, vi seguiremo. Troppo buone. Vi daremo spazio sperando, e naturalmente. Sperando che il vostro seguire non sia infangare anche a Treviglio ciò che pensate di. Noi decisivamente siamo molto distaccati dalle vicende politiche, evidentemente le opinioni siamo sulla carta. Adesso siamo in TV, quindi le opinioni sulla carta. No, non è che ho un'opinione, io ho un'opinione molto precisa sulla rete e sul movimento sociale. Va bene. Evidentemente le esprimo sulla tribuna e quindi invito i telespettatori a leggere la tribuna, il mio editoriale ogni mese quando esce. Grazie Monzio e grazie Mangono. Grazie.